Vediamo se anche Mauro sarà vittima dell'emozione. Finora no, cioè, punti. Guarda, ma è incredibile! Ma cos'è? Ma che gioco è? C'è un gioco che puoi comandare col telefono. Cioè, tu premi un tasto e lui cambia direzione. Ma è bellissimo. È il futuro questo. È il futuro. 754 punti. No, ste cose sorpassate a 16 bit. Ma 16 bit de che? Oh, cioè, ma basta così. I giochi vecchi fanno schifo. I giochi vecchi. Tutti brutti, pixellosi. Possono piacere solo a quell'idiota che mi ha messo al mondo. Non lo metterò mai quel camice. Mai! Lo odio! Segnato. Oh, ma guarda! Ma è un cartone animato in 3D! Guarda che grafica! Ma è così realistica! È una libidine totale! Ma io ci devo giocare! Ci devo giocare! Ma posso chiamare in TV per giocare a un gioco? Cosa? Ma sei impazzito! Ma dai! Sì, e poi la bolletta la paghi tu! Guarda che la SIP non fa beneficenza e qui i soldi non crescono sugli alberi! Ma mamma, dai! Fammici giocare! Guarda che bello! Dai, dai, ti prego! Ti giuro che comincio ad andare bene a scuola! Al massimo smetterò di picchiare le professoresse, ti prego! Non attacca, signorino! Ti ho detto di no ed è no! E finché vivrai in questa casa farai solo quello che ti diciamo io e tuo padre, chiaro? Vi odio! Ma arriverà il giorno in cui potrò fare tutto quello che voglio! E magari nel frattempo uscirà anche una console con cui giocare a tutti questi giochi animati interattivi meravigliosi! Ah, quanto la desidero! Una cosa del genere! È il futuro, ne sono certo! È il futuro! Bisogna sempre riflettere molto bene sui propri desideri. Potrebbero avverarsi. Bandai Playdia, un nome inverosimile per una console che è l'ennesima dimostrazione che non bastano nomi altisonanti o grandi marchi per fare breccia nel pubblico, anche se molto giovane. Se manca la sostanza, la ciccia da giocare, la strada verso il fallimento non può essere che dritta e in discesa. E se poi consideriamo che sta povera macchina a un certo punto è diventata pure la parodia di se stessa. Volete sapere di cosa sto parlando? Beh, andiamo con ordine. Siamo nella metà degli anni 90. La quarta generazione di console fisse, Super Nintendo, Mega Drive e compagnia bella, stava lentamente lasciando il passo ai sistemi successivi, in un processo che definire caotico e disordinato era fargli un complimento. Del resto, lo scatto evolutivo delle macchine da gioco andava anche drammaticamente a combaciare con l'arrivo, nel mondo dell'informatica, di un nuovo e rivoluzionario supporto, il CD-ROM. Prestazioni e potenzialità sembravano praticamente infinite e non ci volle molto prima che tutti i produttori in prima linea saltassero su questo specchiato carro nei modi più rocamboleschi e disparati. C'era chi si imbarcamenava fra add-on CD e amenità varie, chi sfruttava l'occasione per offrire un'evoluzione del proprio prodotto, stavolta con supporto ai dischi, chi invece vedeva in questa sorta di livellamento generale verso uno stesso minimo comune denominatore un'occasione d'oro per tuffarsi con tutte le scarpe in un mercato che pareva aver posto per tutti. E fra questi ultimi poveri stolti, Bandai. Ne avevamo già accennato durante il video sul Pippin, ma un piccolo ripassino non può far male. Vedetelo un po' come un prequel che va ad ampliare e completare il discorso. Insomma, arriva la pappardella storica! Non lo so, abbiate pazienza! Bandai. Una compagnia ormai storica, ufficialmente fondata a Tokyo nel 1950 da Naoharu Yamashina. Si trattava di uno scorbutico veterano della Seconda Guerra Mondiale, che pur non sapendo inizialmente un emerito cacchio di giocattoli e affini, scorta un'interessante opportunità di business, decise ugualmente di buttarvisi a capofitto, forte della grande familiarità con le dinamiche di produzione e di vendita acquisite durante gli anni di duro lavoro in fabbrica da giovane. Alla fine si dimostrò un vero genio del business, che in
intuì subito la strada più conveniente per mettere i piedi in una produzione industriale destinata all'intrattenimento dei più piccoli. In poche parole, sarebbe bastato predisporre linee provvisorie di giocattoli poco costosi e assemblati con materie prime povere che, in caso di insuccesso, sarebbero potute essere rimosse in fretta dalla vendita e rimpiazzate da altre, minimizzando le perdite sia di tempo che di materiali. Insomma, produceva ciarpame, automobiline di latta, carte da gioco o gonfiabili in plasticaccia. Roba di poco conto che tra l'altro oggi per i collezionisti vale cifre spropositate. Guarda caso. Piano piano, licenza dopo licenza e prodotto dopo prodotto, passarono gli anni, mentre la visione di successo del vecchio Yamashina si concretizzava sempre di più. Una grande svolta si ebbe all'inizio degli anni 60, quando Bandai cominciò a mettere le zampe sul florido settore dell'animazione del fumetto, grazie alla produzione del merchandise di Astro Boy, che per la compagnia fu l'equivalente di un vero e proprio boom. Da quel momento in poi, l'escalation fu ripidissima e stracolma di successi. Passarono gli anni 70 e gli 80 e i brand targati Bandai, divenuti popolarissimi, non si contarono più. Il marchio finì con l'essere legato ad una serie di produzioni praticamente sterminata, da programmi TV molto amati in madrepatria ad anime famosi in tutto il mondo. Ognuno ovviamente con la sua bella linea di giocattoli, oggettistica, fumetti e via dicendo. Un impero quasi sterminato, a cui però mancava un tassello tanto semplice quanto determinante nel mercato dell'intrattenimento. Una linea di prodotti videoludici proprietaria. Intendiamoci, ovviamente Bandai non aveva certo perso l'occasione di sperimentare anche coi videogiochi, e se parliamo di produzione software, beh, c'era solo l'imbarazzo della scelta, come titoli creati per tutte le principali piattaforme, Famicom in primis. Ma se guardiamo al lato hardware della storia, beh, la solfa cambiava drasticamente. Dopo un timido tentativo di proporre una banalissima linea di cloni di Pong, denominata TV Jack, non di molto successo in verità, l'intero decennio 80 fu speso ad importare e ridistribuire prodotti videoludici provenienti dall'estero, soprattutto dagli Stati Uniti. Una cosa già per principio inaccettabile per un'azienda giapponese. Esempi eclatanti sono le versioni Jap dell'Intellivision, dell'Emerson Arcadia o del Vectrex. Però, sotto sotto, importare e distribuire roba del genere era visto un po' troppo come un abbassarsi al livello degli odiati gaijin. Certo, al business non si comanda e la cosa andava comunque fatta, ma l'orgoglio sanguinava copiosamente. E prima di finire col commettere seppuku, era meglio trovare una soluzione. La grossa spinta verso un ammodernamento della produzione a seguito di importanti e massicci investimenti in campo tecnologico la si ebbe dopo un cambio delle figure ai vertici aziendali. Con l'arrivo, in qualità di amministratore delegato, del figlio del vecchio Naoharu, tale Makoto Yamashina, giovane rampante senza scrupoli, si decise di fare piazza pulita di tutto il vecchiume che ancora ancorava l'azienda al passato. E parliamo di far piazza pulita non solo di idee e strategie, ma anche di persone fisiche. Con una mossa che è entrata nella leggenda, Makoto ebbe la brillante idea di licenziare in tronco la maggior parte dei dirigenti anziani dell'azienda, sostituendoli di botto da nuove figure più giovani e aggressive, con idee fresche e innovative. Un esempio che tante aziende dovrebbero seguire anche oggi, e soprattutto qui in Italia. Vabbè, lasciamo perdere. L'obiettivo era quello di dare nuova linfa vitale al parco licenze acquisite, aumentando esponenzialmente sia i brand trattati che, di conseguenza, quantità e varietà del merchandise basato su di essi. Non più solo giocattoli e gadgets, ma anche abbigliamento per tutte le età, sistemi educativi e naturalmente videogiochi. Ma il nostro Makoto non era certo uno stupido. Entrare a gamba tesa nel mercato videoludico di metà anni 90 significava sbattere la faccia contro un muro impenetrabile formato da tutti i competitor già sul mercato da decenni. Solo per fare un esempio, Sega Saturn e Sony PlayStation erano ad un passo dall'uscita e Nintendo lasciava pregustare meraviglie con i suoi annunci dell'Ultra 64. Semplicemente mettersi contro di loro avrebbe significato fallire in partenza. E allora in Bandai si pensò di seguire la strada alternativa, quella che chissà perché nessuno ogni volta riesce a capire quanto sia estremamente affollata ancora prima di cominciare a percorrerla. L'impraticabile nicchia dei prodotti educativi / ludici per l'infanzia.
cadono tutti nello stesso tranello. Un mercato che semplicemente non esiste, perché o si tratta di bambini troppo piccoli per essere interessati ai videogiochi o per imparare alcunché attaccati allo schermo e quindi non fidelizzabili, o di ragazzini più svegli che già hanno in casa uno dei sistemi di gioco più avanzati, o meglio ancora un PC. Ma vabbè, a quanto pare c'è gente che se prima non prende le porte in faccia non si accorge di non avere le chiavi per aprirle. E quindi ecco qua, Bandai Playdia. Presentato ufficialmente al Tokyo Toy Show del 1994 con il nome in codice BAX, questa console, catalogabile nella categoria dei sistemi ad 8 bit, finì con l'essere creata in partnership col grosso produttore di materiale elettronico Asahi Kasaya Microsystems e lanciata definitivamente sul mercato il 23 settembre dello stesso anno. Una macchina semplicemente sbagliata, indirizzata al pubblico sbagliato in un periodo storico sbagliato. Ma vabbè, prima di continuare con questo discorso, sì, so che sapete tutti che cosa sto per dire, è esatto, ma diamo uno sguardo più ravvicinato alla console. Bandai Playdia si presenta come una macchina di medie dimensioni per essere una console di metà anni 90. Nelle forme si nota forse una certa somiglianza con il Super Famicom o Super Nintendo europeo, ma non è tanto la fisionomia a lasciare basiti, quanto la ghiacciante scelta dei colori per la scocca. Una sorta di indaco barra blu per la parte superiore, insieme ad un bel verdone acceso per quella inferiore. Ok che doveva risultare attraente e giocattolosa per i bambini, ma un minimo di gusto estetico no, eh? Ma che è sta cafonata? Ma poi, Quick Interactive System, cioè non colgo il senso di dover specificare che fosse veloce. Cos'è, i bambini piccoli hanno problemi di mancanza di tempo? Boh. Comunque sia, sulla parte superiore prendono posto lo switch per l'accensione, un LED indicante l'attività del lettore, il tasto di reset e quello per l'apertura del vano CD, che occupa la superficie della scocca per più di metà. Un bello sportellone importante che quasi collide con un incavo sagomato destinato ad accogliere il controller, in cui, in bella vista, campeggia la finestrella con il sensore ad infrarossi. Infrarossi! Infrarossi! No! Vabbè che all'epoca non è che ci fossero tutte ste grandi alternative a basso costo per rendere wireless un controller, ma infrarossi. In pratica sto coso l'hanno reso già in partenza alla stregua di una supposta, visto che in entrambi i casi sarebbe finita hop allo stesso modo. Fosse almeno stato un controller ergonomico e ben studiato, e invece anch'esso era di una tristezza infinita. Quattro tasti di direzione e due pulsanti d'azione, A e B, che all'occorrenza potevano essere usati come comandi per gestire il lettore durante la riproduzione di un CD audio. Il tutto alimentato da due pile mini stilo, che garantivano una decina di ore di autonomia. Ah, e tanto per essere precisi, il controller era uno, e stop. Non si poteva impiegarne un altro per utilizzare la console insieme a un amico, né erano in vendita controller singoli. In pratica un'esperienza di gioco o educativa completamente isolata da tutto e tutti. Infine, sul retro, trovavamo i tre spinotti RCA per il collegamento alla TV e lo spinotto per l'alimentazione. Tutto qua, un sistema a dir poco povero ed essenziale, ma al target di riferimento non sarebbe interessato altro, o almeno così credevano in Bandai. Il grosso problema di Playdia fu essenzialmente uno, quello di voler fare la console senza esserlo affatto. Eh già, vi siete mica chiesti il perché venisse supportato un solo controller? O per quale motivo la console fosse effettivamente basata su un hardware ad 8 bit estremamente superato? Beh, molto semplice. Per quanto Bandai si affannasse a svicolare sull'argomento, Playdia non era altro che un maledettissimo e banalissimo lettore multimediale. Tutto qua. E questo? Beh, il telecomando. E da buon lettore multimediale di giochi veri e propri, nel senso tradizionale del termine, non ne eseguiva neanche uno. Ma a questo discorso ci arriveremo fra un attimo. Diamo prima un'occhiata al supporto tramite cui veniva distribuito il suo software. I programmi arrivavano nelle case degli utenti ovviamente in formato CD-ROM, inserito in custodie di plastica non standard, spesse e resistenti. Niente a che fare con le solite e fragilissime Jewel. All'interno della confezione trovavamo un manualetto illustrativo, tutta una serie di flyers e foglietti vari e ovviamente il disco, tenuto in sede da un piccolo pezzo di gomma piuma che faceva spessore ed evitava che tutto sbatacchiasse qua e là. Il software aveva prezzi che oscillavano più o meno sull'equivalente dei 40 euro
odierni, e quando non si trattava di enciclopedie o corsi per imparare la matematica o la pronuncia del giapponese, i giochi, se così possiamo definirli, avevano tutti la stessa struttura, proprio come questo DSD Gundam fra le mie mani, basata su filmati full motion video. Eh già, Playdia non era una console che poteva eseguire anche giochi in full motion video. Playdia riproduceva solo giochi in full motion video. Magari qualcuno fra di voi in questo istante si starà chiedendo: ma che diavolo sono sti giochi in full motion video? Beh, avete presente proprio il Lion Trophy Show o Joe Rez o ancora Stellaris? Roba che andava di moda negli anni 90 durante le trasmissioni per ragazzi? Ecco. Si trattava di lunghe sequenze di filmati concatenate da alcuni momenti in cui lo spettatore barra giocatore avrebbe dovuto inserire un input per proseguire al filmato successivo, che sarebbe proseguito in una determinata maniera fino al seguente punto di scelta e così via fino alla fine. Un po' come nei vecchi laser game, ma nel caso di Playdia senza l'urgenza di dover beccare il tempismo perfetto. La console era stata letteralmente creata unicamente per poter riprodurre questo specifico genere di software. Quindi non aveva nessuna capacità di generare grafica in 3D o qualcosa del genere, ma solo riprodurre filmati. Nel migliore dei casi, il gioco in full motion video era un vero e proprio cartone animato con una sua trama in cui avremmo potuto compiere delle scelte, mentre nel peggiore sarebbe stata la classica enciclopedia o corso multimediale che non avrebbe interessato nessuno. In tutti i casi, però, l'unica nota positiva è che si trattava di materiale basato esclusivamente su personaggi, marchi e serie gestite da Bandai. Nella trentina e poco più di software disponibili, prodotti e distribuiti esclusivamente da Bandai, potevamo trovare avventure con, come protagonisti, un'infinità di volti celebri di proprietà della casa giapponese a quei tempi. Dal già citato Gundam a Sailor Moon, passando per Ultraman e persino Dragon Ball. Tutte esperienze limitatissime, estremamente semplici da portare a termine e dalla rigiocabilità inesistente, ma comunque impressionanti, almeno per la prima volta che si provavano. L'impressione di star giocando ad un cartone animato era evidente, ma superato lo stupore iniziale, restava davvero poco da fare e di cui essere soddisfatto. Insomma, per quanto Bandai si sforzasse di spingere le vendite mettendo in pista tutti i suoi cavalli di battaglia, la penuria di titoli in uscita e il poco interesse generale verso l'intero progetto lo misero ben presto in corsa verso il viale del tramonto. Come se non bastasse, anche il prezzo di vendita della macchina stessa non era di certo popolare. Parliamo di circa 300 euro di oggi, una cifra ritenuta semplicemente ingiustificabile. Era di certo un costo inferiore rispetto ai concorrenti, ma se rapportato alla qualità e alla quantità di software presente altrove, la console Bandai non ne usciva di certo bene. Gli stessi dirigenti della compagnia, Makoto Yamashina in testa, confidenti di riuscire a guadagnare dall'affare Playdia e con i prodotti full motion video in generale non meno di $1 miliardo, si accorsero fin troppo tardi che non solo stime del genere erano completamente irrealistiche, ma che il terreno sotto i loro piedi era già quasi del tutto franato. Bisognava quindi correre al più presto ai ripari. Ad un anno dall'uscita, con una console praticamente ignorata, cataste di invenduti nei negozi e l'uscita delle console concorrenti più forti, a Bandai non rimase altro che ritirare i remi in barca e tentare con delle iniziative commerciali disperate e anche un po' borderline. Prima fra tutte un'idea che, è strano ma vero, si rivelò anche parzialmente vincente. Se ai ragazzini sta cacchio di roba non riusciamo a piazzarla, bisognerebbe fare in modo di renderla appetibile ai più grandicelli piuttosto. E qual è l'unica cosa che da sempre tira alla grande, spesso anche più di un carro di buoi, eh? Esatto. Infarciamo tutto di soft porn e materiale osei. Iha! Una bella quintalata di video interattivi, simulazioni di appuntamento e avventure ammiccanti riversata come un fiume in piena nei circuiti della povera Playdia, che, chi l'avrebbe mai detto, visse una piccola e fugace seconda giovinezza fra le mani imbrattate e appiccicaticce di tantissimi otaku bavosi. Tante povere innocenti idol, ok, vabbè, non tanto innocenti, che apparivano in video nelle situazioni più disparate, pronte ad essere osservate e spinte alle azioni più imbarazzanti con la semplice pressione di un tasto. E vabbè, Bandai era proprio disperata.
Nel frattempo si cercò anche di spingere un po' più il piede sull'acceleratore della pubblicità, organizzando uscite speciali di giochi dedicati ad improbabili testimonial, o specificatamente creati a scopi promozionali in occasione di eventi e ricorrenze. In questo calderone possiamo buttar dentro robe come il titolo dedicato alla baby idol Adachi Yumi, quelli distribuiti con le pubblicazioni di Jump Comics o che si ispiravano a programmi televisivi molto in voga in quel momento. Vennero anche lanciati accessori dedicati ai personaggi degli anime più amati, come ad esempio un limitatissimo e oggi introvabile scettro da utilizzare nel corso di Hiragana con Sailor Moon. Insomma, Bandai le provò tutte per risollevare la situazione, senza però registrare alcun successo importante o duraturo. Alla fine, a 1995 inoltrato, si decise di lasciare Playdia al suo destino. Il progetto non faceva altro che produrre enormi perdite e ovviamente in Bandai non venne più ritenuto sostenibile continuare su quella strada. E poi bisognava fare piazza pulita, c'era qualcosa di nuovo all'orizzonte, a niente proprio di meno che una partnership con Apple, qualcosa che prometteva faville. Sapete tutti a cosa mi riferisco, andate a sbirciare la puntata scorsa in caso contrario. L'unica cosa che andrebbe ancora citata fu un tentativo in extremis di disfarsi delle console invendute rifilandole a Banpresto, che le usò per la creazione di alcuni cinetoscopi a gettone, in cui la povera console fungeva da riproduttore video. Si trattava di una sorta di macchinette automatiche piazzate in cinema, supermercati e sale giochi, in cui, dietro il pagamento di alcuni yen, si poteva infilare la faccia per assistere a svariati spettacolini e puntate esclusive di famosi anime. Una fine piuttosto ingloriosa, anche per una console inutile come Playdia. Ed è così che finisce la storia di Bandai Playdia. Una macchina nata con le prospettive sbagliate in un momento in cui i videogiocatori, anche i più giovani, non cercavano certo cartoni animati o applicativi interattivi, ma poligoni super texturizzati ed esperienze di gioco più approfondite. Qualcosa che Bandai, con un sistema di questo tipo, non avrebbe mai potuto offrire. Sarebbe andata meglio in futuro poi con l'uscita della linea Wonderswan, che in vero fu molto apprezzata dal pubblico, ma questa è un'altra storia. Cosa resta oggi di Playdia? Beh, in verità molto poco. Attualmente non esistono metodi alternativi per rispolverare i titoli di questa console se non possedendone una a casa e utilizzarli direttamente su DS. Purtroppo non ci sono in giro emulatori o robe del genere. L'unico modo è procurarsi un vero esemplare di Playdia e, in mancanza dei giochi originali, masterizzare le ISO che si trovano in rete. E già, infatti la console non ha nessun metodo di protezione contro le copie e il lettore è di bocca abbastanza buona da leggere praticamente di tutto. Quantomeno potreste giocare spendendo solo per l'acquisto della console. Attualmente la trovate in giro a circa 150 euro o poco più o poco meno. Non vi fate abbindolare da chi vi chiede 300-400 euro, è solo gente che cerca di farla furba. La console non vale sicuramente così tanto. Che altro dire? Un sistema, ahimè, davvero sfigato. Forse solo indirizzando già in partenza il tutto ad un pubblico più maturo e dedicando completamente il progetto alle industrie a luci rosse avrebbe potuto avere una piccola possibilità. Ma probabilmente se fosse andata davvero così, oggi questa puntata non avremmo potuto farla. O forse anche sì, chi lo sa. Fatto sta che sta maledetta robaccia, per quanto mi riguarda, ha rappresentato un'enorme delusione. Io che mi aspettavo di poter giocare chissà a quale roba futuristica come quella che si vedeva in TV, e tutti i soldi che ci ho speso su. Maledetta Bandai, se solo potessi tornare indietro col cavolo che la ricomprerei. Se solo potessi, se solo... Ma aspetta, ma io posso tornare indietro. Forse sono ancora in tempo per salvarmi da sto strazio. Devo solo prendere la registrazione di questa puntata. Può funzionare. Solo alcuni piccoli passaggi e... fatto. Ah, sì. Perfetto. Ah, quanto la desidero, una cosa del genere! È il futuro, ne sono certo. È il futuro!
Tu, giovane, devi starmi a sentire, è importante. E tu chi saresti, vecchio? Non importa, vengo dal futuro, dal tuo futuro. Sono qui per salvarti. Dal futuro? Perché? Cosa succede nel futuro? Diventiamo tutti degli stronzi? Niente domande, guarda questo piuttosto. Tutto ti sarà molto molto più chiaro. E mi raccomando, stai attento a ciò che desideri. Adios. Cioè, non capisco, ma che voleva dire? Cioè, mi pare che vada tutto bene, c'è una bella console e ci gioca pure. Oh, quanto vorrei averla io. È un sogno. Oh, me la comprerò di certo. E quel Matusa del futuro che non me la voleva fare comprare. Ah, nessuno mi dice cosa devo fare. Vedrai. Vedrai. Sono un idiota. No, ma cos'è? Ma è bellissima! Ma che console è? No, oh, ma si connetta ad internet! E c'è pure lo schermo nella memory card! Ma poi guarda che grafica! Ma no, ma che libidine! Ma la devo avere! Ma me la compri la console nuova!